Cari ascoltatori di Radio Pugioner, bentornati. In questo episodio vogliamo soffermarci su una notizia che ha toccato il cuore di molti fan della musica italiana. Angelina Mango ha annunciato l'annullamento del suo tour, un evento che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione. L'artista nota per la sua voce unica e per il suo talento straordinario, ha dovuto fermarsi a causa di una rinofaringite acuta, una condizione che ha compromesso la sua voce e di conseguenza la sua possibilità di esibirsi dal vivo. In una lettera toccante pubblicata sui suoi profili social, Angelina ha comunicato la sua decisione ai fan, esprimendo non solo la sua frustrazione per questa situazione, ma anche la necessità di prendersi cura di se stessa. Le sue parole. Devo fermarmi, voglio prendermi cura di me, risuonano come un appello alla salute e al benessere, temi sempre più importanti in un'epoca in cui gli artisti sono spesso sottoposti a pressioni enormi per soddisfare le aspettative del pubblico. Angelina Amango, dopo la sua esibizione a Napoli il 14 ottobre, ha iniziato a percepire i sintomi di questa malattia. Solo il giorno successivo ha voluto informare i suoi seguaci attraverso una storia su Instagram, rivelando la gravità della situazione e la necessità di una pausa. Con una sincerità disarmante ha condiviso il suo stato d'animo, esprimendo quanto fosse felice di tornare a calcare il palco e di incontrare i suoi fan. La gioia di quegli eventi però è stata rapidamente oscurata dalla sua incapacità di recuperare la voce costringendola a prendere una decisione difficile ma necessaria. La lettera di Angelina Mango, un vero e proprio grido d'aiuto, mette in luce non solo il suo amore per i fan, ma anche la sua responsabilità nei loro confronti. Ha dichiarato, ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Tuttavia, ha capito che per garantire il suo ritorno doveva dare priorità alla salute. E ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto, ha scritto. Queste parole sono un chiaro messaggio che ci ricorda quanto sia fondamentale prendersi cura di se stessi anche quando il dovere chiama. Ma c'è di più. Sul sito di TicketOne, dove fan avevano acquistato i biglietti, è stata confermata l'annullamento del tour. Questo significa che chi ha già comprato i biglietti potrà richiedere un rimborso. Questo ulteriore aspetto sottolinea quanto l'industria musicale possa essere imprevedibile e quanto gli artisti debbano affrontare sfide non solo artistiche ma anche personali. In un momento come questo è importante unirci e sostenere Angelina Mango non solo come artista ma come persona che sta attraversando un periodo difficile. La sua decisione di fermarsi per recuperare e tornare più forte è un atto di coraggio e responsabilità che tutti noi possiamo comprendere. Speriamo che possa riprendersi al più presto, tornare ad incantare i suoi fan con la sua musica. Concludendo, vi invitiamo a riflettere su quanto spesso dimentichiamo di ascoltare il nostro corpo e di dare priorità alla nostra salute. La musica è una parte fondamentale delle nostre vite, ma è altrettanto importante prendersi il tempo necessario per rimanere in salute. Restate con noi su Radio Pugino Ner per ulteriori aggiornamenti e per commentare insieme altre notizie dal mondo della musica. E ora vi lascio con un estratto della meravigliosa musica di Angelina Mango nella speranza di rivederla presto sul palco.